Il fascino irresistibile della pradera uruguagia si compendia nella imprevedibilità degli incontri. Cacciando con Marlow quel giorno, eravamo approdati in un quartiere acquitrinoso sorvolato da interi branchi di anatre curiose, tanto insistenti nell'esercizio della provocazione da meritarsi due fucilate al loro ennesimo passaggio sul mio capo. Preso dal fervore di cacciare con quel cagnino, dopo la scarica della mia doppietta alle anatre mi ero completamente dimenticato dell'episodio. Marlow, che aveva assistito alla scena, non se n'era dimenticato e strada facendo verso un nuovo territorio inventò un recupero che ancor oggi mi sorprende per la precisione della sua esecuzione. Soprattutto se si pensa che l'attore di quel gesto all'epoca aveva soltanto 11 mesi. Prima di approdare in Uruguay, non avrei mai immaginato di ritrovare luoghi come questo, in cui la caccia con il cane da ferma assume le dimensioni di un rito tanto prolungato nel tempo. E ciò soprattutto in forza di un'equazione magica in virtù della quale lo scorrere del tempo non coincide più con il movimento delle lancette di un orologio preciso. Qui esiste una sola puntualità, quella della vita che pulsa alla velocità della luce e che scandisce il tempo con i battiti del cuore. Una luce che schiarisce l'anima e illumina la mente, quando i minuti, le ore ed il giorno stesso si amalgamano nell'inesauribile impasto delle emozioni. Specialmente in questo posto che mi venne poi di battezzare il quartiere dei becchi lunghi. I beccaccini, le saette alate, come già le definirono prima di me scrittori più autorevoli. Sono buttati avanti 100 metri i beccaccini.
ascoltavo. Pochi uccelli al pari dei beccaccini, seppur vivendo tra lo sterco di bovini ed il fango, sono in grado di sprigionare tanta signorile versatilità. Cacciarli dunque potrebbe sembrare un peccato, ma il peccato più grande per un cacciatore che ama davvero la caccia con il cane sarebbe proprio quello di non cacciare i beccaccini quando se ne profila l'occasione.